aspettato 2 o 3 anni per acquistarla, però alla fine ci sono arrivato pure io. In questo video vi parlo un po' di che cos'è la zeolite, come si utilizza, come si può miscelare, a cosa serve e i vantaggi che può portare alle nostre colture. In questa fase, in questo video, vediamo la parte teorica, vediamo poi come si miscela e la somministrazione e vediamo i primi risultati, perché a me piace lavorare così. Quindi ve lo presento e poi vediamo i risultati. Ci vediamo dopo la sigla. Bentornati sul mio canale, sono Orso. Ho acquistato questa confezione 6 kg di zeolite BioKey perché era quello che costava di meno. Ho tutto BioKey in casa. Io, se mi seguite da un po', sapete che utilizzo da 3 anni a questa parte i prodotti BioKey, bentonite, kaolino e estratto di castagno. Li mischio insieme in alcune proporzioni. Ci sono un sacco di video, se volete, sul mio canale e anche articoli sul blog. E mi proteggono queste tre sostanze da peronospora, attacchi di afidi, oidio, attacchi di cimici e la scottatura dei frutti sotto il sole. Quindi è un trist di prodotti che io reputo completo. Ma me lo avete chiesto in tanti e mi avete incuriosito un po' sull'uso della zeolite. Molti di voi la utilizzano, molti non sanno neanche cosa sia. Io, come vi dicevo, ho studiato un po' prima di acquistarla e prima di provarla. La proviamo insieme e quindi la vediamo nel dettaglio. Allora, intanto la apriamo perché così vediamo qualche scena diversa. La analizziamo e vi parlo poi delle caratteristiche. Una confezione così da 6 kg su Amazon, spedita a casa, costa circa 29 euro, 29,50. Vi lascio poi, se vi interessa, il link, così vi andate a vedere in descrizione. Ecco, si presenta come una polvere grigiastra. Ne prendiamo un po'. È molto molto sottile e micronizzata, sembra borotalco, se si potesse ancora usare. Se avete qualche anno sapete di cosa sto parlando. Al tatto non si sente neanche. Questi grumi che vedete in realtà si tolgono come si tocca. Quindi, allora, vi parlo della zeolite. Allora, nel frattempo faccio scorrere alcune immagini. Dunque, la zeolite è una roccia vulcanica, è in grado di assorbire l'acqua a proprietà igroscopiche e poi di rilasciarla in un secondo momento. Ecco perché la zeolite si può utilizzare in due modi diversi sostanzialmente: mischiata con l'acqua e irrorata sulle foglie, che è quello che farò io, asciuga l'umidità delle foglie. Dove non c'è umidità è molto difficile che malattie e fungine come la peronospora possano prendere piede, il succo è tutto lì. O si può utilizzare mischiata nel terreno sia al momento della semina, quando facciamo nel semenzaio le piantine, e infatti il prossimo inverno utilizzerò questa e proverò a vedere come si comporta, perché assorbe l'acqua e poi la rilascia lentamente, quindi fa da riserva idrica in realtà, oppure direttamente nel terreno al momento del trapianto. Sul blog ci sono le dosi per metro quadro, è un articolo molto ben strutturato. Se vi può interessare, vi lascio il link anche questo in descrizione. Andatevelo a vedere perché lì ci sono le dosi, un po' di tutto. Continuando sulle caratteristiche della zeolite, la zeolite è efficace nella prevenzione delle malattie e nella lotta agli insetti. Questo perché crea una sorta di barriera meccanica sulle foglie e ne scoraggia la deposizione delle uova e la loro permanenza sulle foglie e sui frutti. Questo ovviamente si può dare anche sui frutti. Io parlo dei pomodori, ma parlo anche delle zucchine, parlo delle melanzane, si può dare ovunque. Tenete conto che è polvere di roccia, non c'è nulla di chimico qui dentro. Quindi cosa succede? Lo abbiamo dato questa sera, domani mattina raccogliamo il pomodoro, lo passiamo sotto l'acqua e ce lo mangiamo. Se lo utilizziamo da solo, quindi non ci sono tempi di carenza. Se invece lo utilizziamo con altri prodotti, io farò vedere che lo utilizzerò insieme all'estratto di castagno e poi vi spiego il perché. A quel punto bisogna vedere se c'è un tempo di carenza sull'altro prodotto con cui lo andiamo a miscelare. Si può ovviamente miscelare anche con il sapone molle potassico, con l'olio di neem, con l'estratto di castagno, come vi ho detto prima. Se si miscela con uno di questi prodotti, se ne può mettere di meno all'interno della nostra soluzione. Qui sulla confezione di BioKey è riportato un 5-7 grammi per litro. Io ne utilizzerò 7 grammi litro. E dal momento che questo è un anno veramente molto molto umido, anche se lo mischio con il tannino di castagno, con l'estratto di castagno, non scenderò di quantità, non ne metterò di meno. Quindi metterò sempre 7 grammi litro e metterò 3 grammi litro di estratto di castagno. Perché faccio questo mix? Per il semplice fatto che l'estratto di castagno, oltre ad essere un ottimo corroborante, dà energia, dà forza alla pianta, cioè
dà alla pianta delle sostanze di cui ha bisogno, fa da adesivante, quindi quello che io do sulle foglie rimane molto più attaccato. Io, se avete visto l'ultimo video dove vi ho fatto vedere l'irrorazione del magnesio e del potassio, vi ho fatto vedere alcune foglie che, nonostante 2 giorni di pioggia, pioggia non battente, non forte, erano ancora macchiate dei 3 prodotti dato una settimana prima. Questo grazie all'estratto di castagno, si attacca. E un'altra funzione dell'estratto di castagno è quello di creare una barriera di gusto molto molto amaro sui frutti, quindi sui pomodori. I cimici non amano quel tipo di gusto e quindi vanno altrove. Ora, l'azione combinata dell'estratto di castagno con l'azione meccanica di repulsione di questi insetti, della zeolite, secondo me potrebbe avere un senso. Non ho visto nessuno che l'ha fatto questo mix, quindi lo sto facendo io per primo e poi vi dirò se funziona o meno. Tornando alla zeolite, questa è la zeolite acabasite. Esiste anche la zeolite, leggo perché, la zeolite clinoptilolite, sono riuscito a dirlo senza impappinarmi, sono entrambe utilizzate in agricoltura. La differenza la fa la quantità di allumina che c'è all'interno, questa è un pochino più ricca, quella di meno, ma vanno bene entrambe. Ho visto molti contadini, molte persone anche su YouTube, se voi cercate zeolite a cliptolitoli se voi cercate la zeolite clinoptilolite, e io non riesco a dirla sta frase qua, e 3 volte che la ripeto, ecco, vedrete che ci sono altre persone che la usano con successo. Io però mi sono concentrato sulla acabasite, una delle più diffuse, e essendo la mia prima zeolite sono andato abbastanza sul sicuro, insomma. Ultima cosa, la zeolite combatte gli afidi, la tuta assoluta, la tignola, le larve in genere, cimici ed orifora delle patate. Questo si può mettere anche sulle patate. Ora, misuriamo un po', pesiamo quello che dobbiamo fare. Ho 15 litri di acqua, 7 grammi litro abbiamo detto, 3 grammi litro di questo. Oh, un bicchiere, bene. Poi aggiungiamo un po' di acqua, cominciamo a miscelare e dopo aggiungo l'estratto di castagno. Ora, per la miscelazione ho preso spunto dal buon Matt the Farmer, che saluto, dopo vi faccio vedere come fa lui, l'ho trovata una buona soluzione, quindi gliela copio spudoratamente, perché quando una cosa è buona e funziona bisogna darne atto. Abbiamo detto 3 ml per litro, 15 litri, 45 ml. Tendo sempre ad abbondare un po', Ora la tecnica di miscelazione è questa: si mette in una tanica, in un recipiente, quello che volete, con altra acqua. Ecco, vedete, è rimasto il fondo e questo non va bene. È tutto prodotto che noi non utilizziamo, ed è un peccato, l'abbiamo pagato. Io adesso qui non mi trovo il tappo, ma non importa. Ok, ora la possiamo mettere all'interno della pompa, dove ci sono altri 10 litri d'acqua circa. Perfetto. Ok, la pompa è piena, è carica. Ora qualche minuto e andiamo a irrorare. Ovviamente bisogna miscelare anche qui dentro, bisogna scuoterlo un po'. Prima di andare nell'orto a irrorare, solo 2 parole ancora. Il trattamento, se non piove, va fatto ogni 10-15 giorni, soprattutto nella parte bassa, dico io, delle piante di pomodoro, perché è da lì che parte un po' la peronospora. Il trattamento va fatto ovviamente in orario serale, il sole se non c'è è meglio, perché sennò si bruciano le foglie. E l'ultima cosa, oltre che con la pompa a spalla, quindi mischiato con l'acqua, lo si può dare anche in forma di polvere con un soffiatore di quelli manuali, va benissimo. In quel caso però occorre coprirsi un attimino gli occhi e le vie respiratorie, perché è molto volatile ovviamente, pur essendo solo polvere di roccia, però avete visto è molto molto sottile e molto fine, e quindi entra nelle vie respiratorie e non va bene. Allora farò solo pochi minuti in questa visuale, perché tanto l'avete già visto in altri video, Poi, prima di chiudere il video, domani verrò a vedere come stanno le piante e tiriamo le somme insieme, Sono al tramonto.
Ecco, vedete qua, qui abbiamo un buon attacco di peronospora, quindi domani toglierò tutto il ramo e le foglie colpite e le allontanerò dall'orto. Intanto guardate, vedete come diventano le foglie? Marroncino, questa volta sono marroncine, non bianche come gli altri trattamenti. Questa poi si asciugherà e farà il suo lavoro. Insisto soprattutto alla base perché qui sono messe male. Ecco, queste, guardate, le guardiamo insieme per la prima volta. Queste sono da buttare. Sono due piante che ho sempre trascurato, sono quelle, una delle ultime che ho messo. Quindi adesso non spreco neanche prodotto per queste. Le toglierò a fine video. Ovviamente va bene anche sui peperoni. Qui abbiamo le fragole, vanno benissimo. Perfetto, dai, ci vediamo domani e vediamo il risultato, poi chiudo il video. Sono passate 24 ore da quando ho fatto il trattamento. Mi aspettavo di trovare le foglie un pochino più macchiate, devo essere sincero. Quindi sono rimasto un po' deluso perché ero abituato col Trisse prodotti che utilizzo io, dove le foglie rimanevano quasi bianche. Invece qui, vedete, abbiamo solo dei riflessi marroncini. Dove ne ho visto un'altra da qualche parte, ecco qui, spero che si veda, eccola qui, dei riflessi marroncini, nulla di più, tutto qui, non c'è altro da vedere. Dal punto di vista visivo, ecco qui, vedete dove si è fermato un pochino di più il prodotto, ecco, mi sposto, dove si è fermato un pochino di più il prodotto, la foglia era semi chiusa, quindi qui è evaporata l'acqua, è rimasto di più il prodotto. Ma dove il prodotto è riuscito a scorrere, vedete, è rimasta leggermente macchiata. Spero che si veda, d'altronde più qualità di questa non ho, quindi spero che si veda. Se avete già esperienza con la zeolite, fatemi sapere se è corretto quello che io sto vedendo sulle mie piante, perché per me, come vi dicevo all'inizio del video, è il primo trattamento che faccio. Quindi non vi so dire se è corretto o meno, io penso di sì perché tanto le dosi erano corrette, la metodologia di irrorazione pure, che tanto non è che ci vuole una laurea, voglio dire, una volta che l'abbiamo messo a pioggia su tutte le foglie delle piante, quello è. Poi evidentemente è proprio così che rimane. Siamo a metà luglio e mi reputo fortunato perché ho ancora i pomodori quasi del tutto sani. Le zucchine ho visto solo qualche foglia con un inizio di oidio, ma le ho trattate anche quelle abbondantemente, sono ancora molto belle. E poi comunque, come vi dicevo in altri video, per i miracoli bisogna rivolgersi altrove, perché possiamo fare solo quello che possiamo, insomma, con quello che abbiamo a disposizione. Allora, sono passati 10 giorni da quando ho fatto il primo trattamento con zeolite e tannino di castagno. Dal momento che sono stato il primo a farlo, a quanto mi risulta, ho aspettato un po' per vedere se avevo ulteriori danni, magari avevo sbagliato qualcosa io. Qui vediamo un po' di peronospora, che è la stessa che vi ho fatto vedere nel video della peronospora, eccola qua, qui. A distanza di 10 giorni e dal primo trattamento con la zeolite non è aumentata l'invasione di peronospora, si è fermata lì. Quindi per adesso sono veramente molto contento. Facciamo un rapido giro anche sulle altre piante. Vedete, sono anche molto fitte fra di loro, soprattutto queste file. L'avevo fatto apposta perché stavo facendo un esperimento, volevo vedere come andava quest'anno. Sono un po' troppo fitte in effetti, e l'anno prossimo migliorerò la messa a dimora e il sesto di impianto. Quindi mi sposto un attimo, vediamo un po'. Guardate, guardate che qui non ho praticamente nulla. Ho ancora qualche rimasuglio del bentonite caolino e tannino di castagno, vedete che sono biancastre, cosa che non lascia la zeolite non le lascia bianche. Ecco qua, guardate che spettacolo, che belle piante. Quindi stasera faccio il secondo trattamento con zeolite e sempre tannino di castagno. Bene, vi ringrazio per essere stati con me in questo video, è tutto nuovo per me per quanto riguarda la zeolite, ma devo essere sincero, mi trovavo meglio con la bentonite e il caolino perché vedevo i risultati, vedevo le foglie bianche, frutti bianchi, secondo me erano anche più protetti dai raggi solari, dalle scottature. Fatto sta che ho voluto provare e sto provando e vediamo un po' come va il resto della stagione, ma a parità di bontà dei prodotti torno sicuramente al Trisse di prodotti che ho utilizzato fino adesso. Bene, è tutto per questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale, in descrizione avrete poi il link della zeolite che ho utilizzato e del tannino di castagno se volete provarci anche voi. Vi auguro una buona serata.